Le feste sono finite, la pista di ghiaccio in Piazza della Repubblica è stata smontata, lasciando però una brutta sorpresa per i commercianti, turisti e perugini che si trovano a passare per Corso Vannucci. Lo ha scritto in una nota la consigliera comunale Manuela Mori. Le basse temperature e le fuoriuscite di acqua e ghiaccio dall'impianto durante la sua attività avevano creato pericolose pozzanghere ghiacciate che hanno rischiato in più di un'occasione di far cadere a terra qualche malcapitato passante. Dopo lo smontaggio della struttura, Piazza della Repubblica ha assunto l'aspetto di una neviera, con due considerevoli accumuli di ghiaccio abbandonati al centro della piazza. Anche a causa delle basse temperature, ha spiegato Mori, questi accumuli sono ben lungi dallo sciogliersi e trasformarsi in acqua, ma al contrario hanno trasformato la piazza in una pericolosa lastra di ghiaccio, a tal punto che alcuni commercianti sono dovuti ricorrere al sale antighiaccio per rendere accessibili le proprie attività. Credo che l'amministrazione comunale, ha concluso la consigliera, debba intervenire celermente ed esercitare un maggiore controllo sulla società concessionaria dello spazio affinché la sicurezza dei passanti venga garantita.